Emerge, ma questo chi abita il mondo universitario e della ricerca lo sa bene, esistono una pluralità di attori. Questi attori intrattengono relazioni tra di loro che sono relazioni disciplinate da norme giuridiche. Gli autori che sono i creatori in un certo senso del prodotto scientifico, gli editori che diffondono questo prodotto e lo rendono disponibile, poi se lo rendono disponibile per pochi o per tanti e a quali condizioni abbiamo visto è oggetto di dibattito, e autori ed editori, come sappiamo, intrattengono tra loro una relazione di tipo giuridica in base alla quale i primi consentono affinché i secondi utilizzino, gestiscano il risultato dell'attività dei primi secondo determinate condizioni. Ci possono essere termini e per l'appunto condizioni che sono più o meno favorevoli agli uni o agli altri, per i motivi di cui dicevamo poco fa. Chiaramente gli editori, che in qualche modo sono necessari, almeno nel formato attuale o nel formato tradizionale, agli autori per raggiungere un obiettivo di pubblicazione che è anche finalizzato in alcuni casi a uno scatto di carriera, questo crea una asimmetria nei rapporti che può anche esitare in condizioni che sono più vantaggiose per la parte editoriale che non per la parte autoriale. Ma questo è solo il primo anello della catena, perché poi gli editori a loro volta hanno come interlocutori gli utilizzatori del loro prodotto editoriale. Possono essere le biblioteche universitarie nel caso di cui ci stiamo occupando, possono essere dei privati, i privati possono essere in qualche modo ulteriori interlocutori che interagiscono con le biblioteche universitarie. Ciascuno di questi anelli, ciascuno di questi passaggi è nuovamente regolato da norme giuridiche molto precise. Le biblioteche non sono libere di fare l'utilizzo che desiderano dei prodotti che acquistano, ovviamente, e gli utilizzatori delle biblioteche, i fruitori delle biblioteche, si obbligano loro stessi nei rapporti, certamente con gli editori, ma in una certa misura anche con le biblioteche, a confinare l'utilizzo che fanno del prodotto editoriale entro certi limiti. È possibile che ci siano delle domande, delle richieste di approfondimento o di ulteriore chiarimento da parte del pubblico. Vedo che ci sono alcune persone che desiderano intervenire. Suggerirei di concludere, non richiederà molto tempo, con gli ulteriori interventi che mancano, così che poi il dibattito possa anche beneficiare delle riflessioni dei nostri due ulteriori relatori. Quindi chiedo un momento di pazienza al pubblico di non rinunciare e di tenere bene a mente le domande che hanno in mente di fare, che hanno in animo di fare, per poterle poi aprire il dibattito tra un momento. Direi di seguire l'ordine che era stato previsto, di dare la parola al professor Angelo Schenone, che è docente di neurologia e anche coordinatore di Genoa University Press, al quale